Entriamo in collegamento nel match che vedo forse game over alla squadra dell'In Victory, 0-0 il parziale. Ricordiamo, attenzione, occhio al contropiede per il micco di Moscatello, può largare per Shahed. Chiude tutto qui Cavallo, occhio Caporusso, c'è solo Rossi, Caporusso la regala, Rossi sbaglia il tocco. Errore clamoroso quello di Rossi, non la sbaglia mai da là. Qui Shahed sbaglia il controllo, Killemi, squadre già sbilanciatissime, si è iniziati da pochi minuti. Abez Wollner viene fermato però, se no continua lui a mettere il pallone fuori, non era Abez Wollner, era Bruno. Shahed prova ad andare, Shahed ancora, prova a illuminare, dentro per Bruno, chiude Mocerino, vince l'impallo, poi Fabi, Caporusso, 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 cincischia troppo, palla al piede, sbaglia due o tre volte il controllo. La partita però è bellissima, intercetta Rossi, Fabi si impegna ma non riesce a prenderla, va Tipaldi a battere questa laterale per Shahed, palla dentro, ancora Bruno, poi di Tipaldi, allarga per Shahed, si vede Moscatello, Shahed, Shahed potrebbe dargliela, viene fermato però dall'ottimo intervento di Cavallo, ancora Shahed, punta e supera Caporusso, sempre Shahed, fa tutto lui, regala il pallone a Bruno, Bruno contro Killemi, l'esterno! Incredibile sul fondo, era un regalo quello di Shahed che ha fatto tutto benissimo, compreso l'assist per il compagno. Si è divorato un gol incredibile. Grande l'occasione fallita, quindi rischia tantissimo la retroguardia dei game over che in avanti dovrebbe fare di più visto che le opportunità ci sono. Mocerino, Mocerino si appoggia a Killemi con i piedi da Caporusso, occhio al contropiede, Fabi, Fabi prova il tocco per Rossi, buona, la alza qui Rossi, sbaglia un po' l'ultimo passaggio, poi inutile Moscatello, norma del vantaggio per la spinta di Caporusso, la palla dentro, chiusura di Cavallo che salva i suoi, ultima azione prima di chiudere il collegamento. C'è Rossi che esce zoppicante, Shahed intercetta Fabi, si perde un po' di tempo per battere questa laterale, battuto in due secondi o no. Shahed pensa al tiro, lo prova fuori di niente, chiudiamo qui il nostro collegamento.